Noi nelle ultime lezioni abbiamo introdotto la teoria dell'integrazione secondo Lebesgue rispetto a una misura mu positiva e abbiamo visto la terna di teoremi, teorema di Prepolevi, lemma di Fatou e il teorema della convergenza dominata di Lebesgue. Il bello di questi teoremi è che sono appunto validi, in generale, per ogni misura. Naturalmente, diciamo, c'è poi da fare un discorso, è rimasto da fare un discorso sulla convergenza quasi ovunque, ma questo lo faremo oggi. Allora, innanzitutto vorremmo fare un esempio sul discorso della convergenza dominata di Lebesgue, un esercizio. Allora, cominciamo a fare questo lemma. Esercizio preliminare se vogliamo, prendiamo questa funzione qui, x per e alla meno nx, chiamiamola g con nx. Naturalmente gli esercizi noi per adesso possiamo farli soltanto rispetto agli integrali unidimensionali, perché quelli conosciamo. Vi ho detto che comunque l'integrale di Lebesgue estenderà a quello di Riemann, quindi se facciamo esercizi con l'integrale di Riemann unidimensionale stiamo a posto. Ok, andiamo a, diciamo, studiare questa funzione, no? Allora, questa funzione ha un grafico di questo genere. La studiamo per x maggiore o uguale di 0. In particolare ci interessa sia vedere dov'è il massimo di questa funzione, sia qual è l'integrale di questa funzione. Tutto è molto semplice. Allora, per quanto riguarda il massimo, andiamo a derivare e uguagliamo a 0. Otteniamo che x è uguale a 1 su n. Questo si mette in evidenza, se x è uguale a 1 su n, poi viene meno 1 e viene 0. Quindi il massimo della funzione gn di 1 su n fa 1 su e per n, che qua viene e alla meno 1 per 1 su n. Quindi quando n aumenta, che succede? Succede che questa funzione sia si abbassa e il grafico si sposta anche un po' verso sinistra. In qualche modo, più o meno è vero questo. Diciamo, il grafico è come se fosse, vedremo poi, spostato verso sinistra, diciamo compresso, più che non spostato, compresso verso sinistra e poi diviso per s. Andiamo a vedere l'integrale. Integrale da 0 e più infinito. Oh, questa funzione è positiva e chiaramente integrabile in senso generalizzato su tutta la semiretta, perché decresce all'infinito come x per e alla meno nx dx, questo è uguale a meno e alla meno nx fratto n, sinteticamente scriviamo valutato da 0 a infinito, significa che bisogna calcolare a infinito il limite, poi più l'integrale 1 su n, integrale da 0 a infinito, e alla meno nx. Ho applicato la formula di integrazione per parti. Chiaramente
è un numero naturale. Quindi, ora per x che tende a infinito, questo è un limite notevole, tende a 0, a 0 c'è x e quindi questo vale 0, quindi questo pezzo qua non c'è. Rimane da fare quest'altro integrale, quindi qua mi viene meno e alla meno nx fratto n quadro, valutato tra 0 e più infinito. Chiaramente questa funzione a più infinito tende a 0, che è esponenziale negativo, e quindi rimane il valore in 0, ma e alla 0 fa 1, quindi questo fa 1 su n quadro. Quindi attenzione, il fatto di aver messo questa n qui, se n è uguale a 1 questo fa 1, no? Ma se n è generico questo viene 1 su n quadro. Ok? Questo è il nostro lemma. Adesso andiamo a considerare questa successione di funzioni fn x uguale n all'alfa per x per e alla meno x. Cioè sono sostanzialmente la stessa successione di funzioni di prima moltiplicata per n all'alfa. Alfa è un parametro reale. Ok, quindi è chiaro che questo integrale tende a 0. Ok? È chiaro anche che la successione di funzioni tende uniformemente a 0, perché se io faccio la norma infinito di g con n, questo è minore o uguale di 1 su n. Tuttavia, vi faccio notare che non potremmo neanche diciamo, se passiamo al limite sotto il segno di integrale, questa successione di funzioni tende a 0, l'integrale tende a 0 e ci tende anche uniformemente, ma non potremmo neanche applicare il teorema che abbiamo visto in precedenza di passaggio al limite rispetto alla convergenza di un perché? Perché l'insieme che stiamo considerando ha lunghezza infinita. Noi il teorema che abbiamo visto sulla convergenza uniforme l'abbiamo visto sull'intervallo. Ok? Quindi già così, se vogliamo cercare di scrivere un risultato di passaggio al limite sotto il segno integrale, è vero, ma non possiamo dimostrarlo con gli strumenti, dobbiamo raffinare un pochettino gli strumenti che già abbiamo. Intanto andiamo a vedere, se io ci metto un n alla alfa davanti qua, io innanzitutto voglio fare il limite per n che tende a infinito di f con n di x, limite puntuale. Questo qua è uguale al limite per n che tende a infinito di n alla alfa per x per e alla meno nx. Questo qua lo voglio scrivere così, come limite per n che tende a infinito di n alla alfa per x fratto e alla meno x elevato alla n, fratto e alla x elevato alla n. Chiaro? È la stessa cosa. E alla nx sta al denominatore, quindi è la meno nx. Ora, il limite è su n. La x si porta fuori, questo è una potenza di n, questo è un esponenziale in n con base maggiore di 1 se x è maggiore di 0. Quindi questo limite fa 0. Se invece x è 0, il limite, diciamo, tutti i valori di f con n di x valgono tutti 0, quindi questo qua è 0 per ogni x diciamo appartenente a 0. Quindi questa successione di funzioni converge puntualmente a 0.
Ma l'integrale tra 0 e più infinito di f con n di x, in dx, a quanto converge? Quanto vale questo integrale? Questo è facile adesso da calcolare. Questa non è altro che n alla alfa per quella funzione di prima. Se quella di prima faceva 1 su n quadro, questo fa n alla alfa meno 1. Adesso, quando vado a calcolare il limite, e questo fa più infinito se alfa è più grande di 2, fa 0 se alfa è minore di 2 e fa 1 se alfa è uguale. Quindi, come vedete, qua abbiamo tutti i possibili risultati. Possiamo dire quindi f con n di x converge a 0, che è f di x, puntualmente sull'insieme considerato. L'integrale di 0 fa 0, quindi l'integrale di f con n converge all'integrale del limite. In questo caso sì, in questo caso no, in questo caso no. Quindi ci converge solo se alfa è minore di 2. Ok? Ora, proviamo ad applicare il teorema della convergenza, di passaggio al limite sotto i segni integrali per la convergenza uniforme. Ragioniamo su un intervallo, non ragioniamo su tutta la semiretta. Se uso la convergenza uniforme, io so, ragioniamo sull'intervallo 0a, io so che la norma di fn infinito è minore o uguale di quanto? Di 1 su n per n alla alfa meno 1. Per quale motivo? F con n non è altro che n alla alfa per questo. Quindi da questa maggiorazione troviamo questa maggiorazione, e sostanzialmente questo vale sull'intervallo 0a almeno se n è grande, cioè in realtà la norma è proprio questa. Per quale motivo? Perché questi i punti dove viene raggiunto il massimo della funzione, 1 su n tendono a 0, quindi il massimo della funzione da un certo punto in poi viene sicuramente raggiunto l'intervallo 0a. Quindi questa qua, meglio di questo non posso fare. Questo converge a 0 se e solo se alfa è minore di 1. Quindi se alfa è minore di 1 e se siamo sull'intervallo 0a, cosa posso dire? Quindi in queste due ipotesi posso invocare questo teorema e dire che segue integrale da 0 ad a di f con n di x in dx tende a 0 per il passaggio al limite sotto i segni integrali con la convergenza. Però vedete che ho due sconvenienze. La prima è che devo ragionare sull'intervallo, e la seconda che il risultato è vero anche quando alfa è compreso tra 1 e 2. Quindi non acchiappo,
chiaro che se alfa è maggiore o uguale di 2 il risultato è falso, quindi non posso sperare di applicare nessun teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale, altrimenti otterrei una cosa falsa. Però perché qua il risultato è vero fino a 2 escluso e qua posso dimostrarlo solo fino a 1? Forse perché questo teorema non è abbastanza potente. Chiaro? Ma noi adesso ce ne abbiamo un altro, ci abbiamo il teorema sulla convergenza dominante. Allora, cosa dobbiamo cercare di fare? Dobbiamo cercare di fare una, diciamo, una, di costruire una funzione che sia più grande di f. Allora, come la vogliamo costruire questa funzione? Continuiamo per adesso a ragionare sull'intervallo 0a. Allora, il lemma penso di poterlo cancellare, lascio soltanto scritto questo, cancello solo la parte di sotto. Questa riga la voglio lasciare. Allora, vi ricordo che f con n di x era n alla alfa per x per e alla meno n. Allora, io vorrei maggiorare questa funzione con una funzione di questo tipo, con c per x alla meno b. Dove beta poi lo aggiusto io. Ok? Allora andiamo a vedere. Dire questo significa dire che n alla alfa per x, n alla alfa più b, n alla alfa, scusate, per x alla 1 più b, per e alla meno nx, deve essere meno o uguale a c. Ok? Allora andiamo a fare anche qui la derivata di questa funzione qua. Vediamo dove c'è il massimo e vediamo se riusciamo ad aggiustare il massimo in maniera tale che sia indipendente da n. Per aggiustare questo massimo mi serve il parametro beta. Allora, facciamo, quindi posso fare anche per studiare dov'è il massimo, questo non mi serve. Poi quando devo calcolare il massimo ci metto anche questo, perché questo è chiaramente una costante, quindi rispetto a x non altera la posizione del massimo. Quindi se io prendo adesso la funzione h di x uguale x alla 1 più beta per e alla meno nx, h' di x è sempre una funzione che ha un grafico similare a quello di prima, quelli di prima, viene 1 più beta per x alla beta per e alla meno nx meno n per x alla 1 più beta per e alla meno. Questo come lo posso scrivere? Posso mettere in evidenza un x alla beta per e alla meno nx. E mi rimane 1 più beta meno nx.
quindi mi viene che x è uguale a 1 più b fratto. Ma allora f con n stavolta di 1 più beta fratto n, quanto fa? Fa n alla alfa fratto n alla 1 più beta per 1 più beta alla 1 più beta per e alla meno 1 più beta. Quando è che questa quantità non dipende da n, o quantomeno quando la n rimane al denominatore, un beta è un parametro positivo pure lì, quando per esempio beta più 1 è uguale a alfa. Se beta più 1 è uguale a alfa, questo se ne va e questa è una costante, la chiamiamo C alfa, perché alla fine beta è uguale a alfa meno 1. Quindi otteniamo che beta è uguale ad alfa meno 1 qua. Ok? Prendiamo il caso che alfa sia compreso tra 1 e 2, non ci impicciamo in casi inutili. Maggiore di 1, minore di 2. Dovrò probabilmente ricalcolare a parte il caso beta uguale a 0, non lo so. Ma insomma, questo ve lo fate da solo. Ok, quello che mi interessa è che questa funzione qui, la ragioniamo sull'intervallo 0a, è integrabile secondo Riemann o no? Lo ricordate? La condizione è che è integrabile secondo Riemann fino a che beta non raggiunge 1. Quindi questa qui, diciamo, integrale, scriviamo, adesso cancello la g, non serve più logicamente, quindi cancello di sopra. Io so che integrale tra 0 ed a di c per x alla meno b in dx è finito se solo se beta è minore di 1. È chiaro? Ma questo a che cosa corrisponde? Quindi le mie questa diciamo è c per x alla meno b, questa è f con n di x. Ok? Questo è il tipo di situazione che abbiamo, no? Abbiamo preso quella funzione, abbiamo riaggiustato i coefficienti davanti alla g con n, facendola diventare f con n, facendola salire la, se andiamo a fare f con n
questo è, non è f con n, questo è f con n, e questo è quello che deve venire minore della costante, f con n di 1 più beta fratto n non è altro che n alla alfa per 1 più beta fratto n per e alla meno 1 su 3, 1 più beta. Quindi questo è f con n di x fratto x alla fratto per x alla beta per s. Vediamo un po', quando io moltiplico per x alla beta, quello è 1, sì, 1 più beta su n alla beta, e quindi viene 1 più beta alla 1 più beta, n alla 1 più beta su. Era già il rapporto, era questo per questo portato, diciamo, per x alla beta, perché sarebbe diviso questo portato all'altra parte. Quindi, vedete che questo, se alfa è positivo, ah, scusate, se alfa è positivo ma minore di 1, questo va a 0. Se alfa è compreso, diciamo, è minore di 1. Alfa l'avevamo preso positivo, quindi se alfa è positivo minore di 1. Converge a una costante, c beta, se alfa è uguale a 1, e va a più infinito se alfa è maggiore di 1. Quindi il caso che io sto disegnando qui è il caso in cui alfa è maggiore di 1, però minore di 2, perché se è minore di 2, questo è minore o uguale di c per x alla meno beta, e questo integrale è finito. In che situazione siamo? Siamo esattamente nella situazione del teorema della convergenza dominante di Lebesgue, almeno sull'intervallo 0a. Per quale motivo? Puntualmente abbiamo verificato che le successioni f con n convergono sempre a 0, però abbiamo questo tipo di disuguaglianza, questo se funzionava, se beta, se alfa era uguale a 1 su beta, a 1 più beta, questa qua è integrabile a integrale finito quando beta è minore di 1, quindi queste successioni sono dominate tutte da una funzione L1 quando alfa è minore di 2. Quindi se alfa è minore di 2, cosa posso concludere? Cancello solo qui sopra. Se alfa è minore di 2, l'integrale tra 0 e a di n alla alfa per x per e alla meno nx in dx tende a 0. Questo è dovuto alla convergenza dominante di Lebesgue. Questo perché? Perché queste funzioni qua sono minori uguali di una certa costante c con alfa per x alla meno
alfa meno 1. Beta uguale alfa meno 1, no, per far funzionare le cose. Siccome alfa è minore di 2, questa è minore di 1. Questa è la dominante. Tra 0 ed A sappiamo che questa funzione ha integrale finito. Quindi la condizione è alfa meno 1 minore di 1, che vuol dire alfa meno 1. Quindi quando andiamo a applicare il teorema della convergenza dominata recuperiamo esattamente quei casi in cui avevamo visto che l'integrale tendeva a 0. Possiamo fare di meglio? No, perché per alfa da 2 in poi l'integrale non ci va all'integrale limite. Rimane il problema, uno può dire vabbè, però tu così lo devi fare per forza su 0a, ok? Lo devi fare per forza su 0a. Non è esattamente così. Per quale motivo? Noi abbiamo visto che l'integrale, diciamo il massimo di della funzione, di questa funzione, veniva raggiunto nel punto 1 su n, ok? Ok, quindi andiamo a ragionare prendere prendiamo per esempio x uguale maggiore o uguale di 1 su n all'alfa. Allora n all'alfa per x, no, n all'alfa per x per e alla meno nx, ok? Io lo voglio maggiorare con una funzione che sia diciamo L1, per esempio sull'intervallo 1 più infinito. Cioè cosa voglio fare? Voglio dividere la mia retta, la mia semiretta, in due parti. Intervallo per esempio 0,1 è l'intervallo 1 più infinito. Applico il teorema di Lebesgue sulla convergenza dominata separatamente. Integrale tra 0 ed A di f con n tende a 0. Integrale tra 1 e più infinito di f con n tende a 0. Faccio la somma e quindi ottengo il risultato. Per fare questo la cosa non è difficile, soltanto che, per quale motivo? Perché queste funzioni tendono tutte a zero in modo esponenziale, anzi più è forte n, più è forte l'esponenziale, quindi diciamo tutte queste sono sicuramente minore o uguali di, non posso mettere n alla alfa x per e alla meno nx, altrimenti l'integrale da 1 a più infinito mi fa n alla alfa, ok? Tuttavia vediamo un po', se
E poi tra l'altro infatti il risultato non sarebbe vero. Però che cosa posso dire? Posso dire che se alfa è minore di 2, noi, ricordate, questa integrale faceva 1 su n quadro. Insomma, devo trovare una maggiorante tra 1 e più infinito. Questo lo faccio dopo con calma, ok? Per non perdere tempo adesso. Va bene, quindi per quanto riguarda questo esercizio, il risultato netto è che se voglio applicare il teorema di passaggio al limite rispetto alla convergenza uniforme, io, c'è poco da fare, posso applicarlo soltanto su un intervallo, perché solo gli intervalli, noi abbiamo visto solo gli intervalli, e solo gli intervalli hanno misura finita. Quando tu approssimi uniformemente con una costante epsilon, se fai epsilon per la misura dell'insieme, se la misura dell'insieme non è finita, ti viene comunque più infinito. Primo. Secondo, quando andavamo a applicarlo a questa successione di funzioni, la cosa funzionava solo, lo ripeto, solo se alfa era minore di 1. Ma in realtà, quando si andavano a guardare gli integrali, il risultato era vero quando alfa era minore di 2. Se invece alfa era maggiore o uguale di 2, effettivamente il risultato non è vero. Allora, per recuperare questi casi, abbiamo fatto un ragionamento un po' più sofisticato, abbiamo cercato di maggiorare tutte le funzioni con una stessa funzione L1. Questo l'abbiamo fatto su un intervallo, vicino a 0. Per quale motivo? Beh, adesso ho cancellato il grafico, perché lì, quando alfa è maggiore di 1, i massimi se ne vanno a infinito. Una volta che abbiamo ottenuto la maggiorazione, applicando il teorema della convergenza dominata, abbiamo dimostrato che tra 0 ed A quell'integrale tende a 0 per alfa minore di 2. Ok? Diciamo che per esempio, no? Un modo per evitare di fare la maggiorante tra per esempio 1 e più infinito, cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che questa successione di funzioni, se ragioniamo sulla semiretta 1 più infinito, quando n aumenta, questa successione di funzioni sì, tende a zero puntualmente, ma tende a zero da un certo punto in poi decrescendo. All'inizio potrebbe crescere, perché n alfa può crescere, però c'è questo e alla meno nx. Allora, prendete per esempio il punto 1, avete n alfa per e alla meno n, da un certo punto in poi decresce, e se ci mettete un x maggiore di 1 decresce ancora prima, quindi quel ni, diciamo, possiamo dire che f con n di, esiste un ni tale che f con n è decrescente per ogni n maggiore o uguale a n, indipendentemente da x su questo insieme. Ok? Allora, come posso e l'integrale di ciascuna di queste, se alfa era minore di 2, l'integrale di f con n di x in dx tra 1 e più infinito è comunque finito, solo se alfa è minore di 2. Quindi che cosa succede? Succede che chi posso applicare secondo voi? Vediamo un po'. Per evitare di fare quell'esercizio mi è venuto in mente che posso fare così. Posso applicare Beppo Levi. Perché Beppo Levi ci diceva
E poi lei funzionava per le successioni crescenti insieme, ma vale anche per le successioni decrescenti, per le successioni crescenti funzioni, ma vale anche per le successioni decrescenti, a patto che la prima funzione abbia integrale finito. Vi ricordate com'era la misura? La misura passa al limite sulle successioni decrescenti insieme, a patto che la misura del primo elemento sia finita. Ah. Anche qua è la stessa cosa, perché basta prendere per esempio come successione crescente di funzioni f con i meno f con n. Quando n è maggiore o uguale di n, questa è una successione crescente di funzioni, passo al limite quello tende all'integrale di f con i. Quando vado a fare la differenza viene integrale di f con i meno integrale di f con i, che viene 0, e quindi questo qua, quando n tende a infinito, per Beppo Levi tende a 0. Quindi con un minimo di difficoltà, ma sono piccole difficoltà tecniche, ma sostanzialmente è un risultato, il teorema della convergenza dominata delle Lebesgue è un risultato molto 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 più flessibile, ok, del teorema della convergenza, passaggio limite sotto il segno integrale alla convergenza uniforme, ovviamente. Guardate bene che noi abbiamo parlato di teoria della misura, abbiamo dimostrato dei risultati rispetto a delle misure in generale. Sì, è vero, dobbiamo ancora vedere che la misura di Peano-Jordan in R si estende alla misura di Lebesgue in R, ma le conseguenze che abbiamo trovato riguardano integrali di Riemann e successioni di integrali di Riemann. Quindi non è che noi vogliamo complicare le cose per, diciamo, dei motivi astratti, no, diciamo ci sono dei motivi astratti per cui, se vogliamo andare a fare certi calcoli meglio, dobbiamo fare certi ragionamenti. E adesso un'altra considerazione del genere la faremo tra poco. Tuttavia le conseguenze, cioè il teorema della convergenza dominata di Lebesgue, si applica ogni volta che fai un'integrale per serie, ogni volta che fai passi al limite sotto il segno integrale. Perché? Perché 90 volte su 100 con la convergenza uniforme non ce la fai, e ci vogliono dei risultati un po' più sofisticati. Il miglior risultato che abbiamo a disposizione, è il teorema della convergenza dominata di Lebesgue. Beh, anzi, veramente tutta la terra. Qua abbiamo applicato pure Beppo Levi, no? Beppo Levi, Fadù e Lebesgue. Questo è quanto, diciamo, di elementare. Poi ci sono chiaramente risultati ancora più sofisticati, però noi quelli non interessano, perché si applicheranno magari in casi molto particolari. Però, diciamo, quanto siamo riusciti a fare in due lezioni, tre lezioni. Chiaro? Ok. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, allora facciamo una pausa così.